Perché stava scrivendo un libro e se l'è tenuta. Grazie. Ma io devo dire sinceramente, penso che non sia vero. Cioè, lei pensa che non sia vero? No, penso che le fonti di De Bortoli... Che Ghizzoni l'abbia detto a De Bortoli, o chi per lui, o lui l'abbia detto in giro e qualcuno l'abbia riferito a De Bortoli, quindi il libro di De Bortoli è assolutamente impeccabile. Però penso che possa essere una cosa detta da Ghizzoni amplificando un episodio di carattere minore. Mettiamo che Ghizzoni le abbia detto, però faccio delle ipotesi assolutamente non comprovate. Ah, io mi sto occupando di suo padre o della banca di suo padre. Lei aveva detto, mi raccomando, faccia il possibile, è diverso dal fatto se lei è andata nel suo ufficio o in un'altra sede a tu per tu gli ha detto, caro Ghizzoni, si dia da fare e compra. Capisce? C'è la differenza fra il giorno e la notte. Ghizzoni deve a questo punto dire l'altra metà della verità, l'altra metà di quello che ha detto. E poi resta il dubbio, perché l'intervistatore glielo dovrà chiedere, ma perché lei non ha parlato e non ha detto questa cosa subito, oppure quantomeno quando Maria Elena Boschi è andata in Parlamento e ha detto che lei non se n'era mai occupata. Sussurrarlo a un giornalista perché lo scriva 2 anni dopo non mi sembra un atto fra i più coraggiosi. Se uno decide di fare questo passo, tanto vale che lo faccia fino in fondo. Ti aspetta che Ghizzoni confermi di questo? Non lo so, io sono assolutamente tranquillo sulle mie fonti, ho scritto una cosa, è giusto che si sapesse, credo che rappresenti una notizia visto che siete tutti qua. Perché Ghizzoni non interviene? Non lo so. Ma nel libro non c'è scritto che Ghizzoni ha riferito a De Bortoli di essere, c'è scritto che Ghizzoni si è occupato di... Però l'avrà riferito, no. Potrebbe averlo riferito chiunque. Certo, una persona a cui l'ha detto Ghizzoni, erano due, oppure la Boschi, uno di quei due l'ha detto. Allora, o la... no, e chi altro? Una segretaria, un portavoce, una compagna. Io, sento, conosco De Bortoli e se gliel'avesse riferito alla segretaria non l'avrebbe scritto in quel modo. Hai capito? Cioè, né io, né De Bortoli, né nessun giornalista del Corriere scriverebbe una cosa su una voce riportata da una segretaria o da chi. Quindi diamo per assunto che o arriva dalla Boschi o arriva da Ghizzoni. Certo. Magari la Boschi, per farsi bella, ha detto, io sono andato da Ghizzoni, gli ho chiesto di comprare. Insomma, è improbabile che sia così, è molto più probabile che o Ghizzoni o una persona di alto livello che dà le volte della sicurezza per scrivere gli abbia detto su confidenza di Ghizzoni questa cosa. Quindi